Ecco, questo sono io che nuoto in quello che un tempo era il Mar Tetide. Ma mentre è cosa arcinota che gli esseri umani siano in grado di nuotare, o almeno tipo me ci provano, il discorso si fa indubbiamente più affascinante se pensiamo ad un Tyrannosaurus Rex che con le sue braccine corte prova a nuotare, o magari a un dromosauride coperto di piume, o a un possente Diplodocus, o perché no ad un anchilosauro che con quel po' di corazza non credo che sarebbe riuscito a mantenersi proprio a galla. Ultimamente abbiamo visto diversi dinosauri alle prese con l'acqua. Nel documentario Prehistoric Planet abbiamo appunto il T-Rex che con la sua cucciolata si fa una bella nuotata. In Jurassic World Dominion addirittura un Pyroraptor si immerge sotto l'acqua gelida della Biosyn Valley, peraltro scena molto criticata dai più. Stando a questa immagine quindi, pare proprio che i dinosauri, sia essi tirannosauridi che dromosauridi, fossero in grado di nuotare. Ma è davvero così? I dinosauri, come sappiamo, racchiudono un'infinità di specie in milioni di anni di evoluzione. E quello che vale per una specie potrebbe non valere per un'altra, pertanto è sempre opportuno fare delle distinzioni. Infatti sappiamo ormai con certezza che alcune specie di dinosauro erano assolutamente in grado di nuotare, anche attivamente, basti pensare al nostro Spinosaurus aegypticus, che nonostante fosse un grande teropode, uno dei più grandi carnivori di sempre, aveva sviluppato così tanti adattamenti acquatici da fare invidia persino a lui. E a lui! E a lui! Purtroppo non è facile stabilire quali dinosauri fossero in grado di nuotare e soprattutto in che modo. Ma ad esempio, Tyrannosaurus Rex era davvero in grado di nuotare come visto in Prehistoric Planet? Questa scena è attendibile? Beh, sappiamo che probabilmente il T-Rex vivesse in ambienti ricchi d'acqua, quindi un ambiente del genere presenta sicuramente molte specie animali adattate a vivere nell'acqua, quantomeno ad entrarci. Visto che Tyrannosaurus Rex era un dinosauro perfettamente adattato alla caccia sulla terraferma, molte delle sue potenziali prede avrebbero potuto trovare rifugio nell'acqua. E lui, se non fosse stato in grado di nuotare, si sarebbe certamente perso gran parte dei suoi potenziali spuntini, ai quali sarebbe bastato tuffarsi in acqua per non farsi sbranare. Certo, il nostro re dei tirannosauri non aveva le abbracciata tipica dei nuotatori. A livello osseo, Tyrannosaurus Rex poteva tranquillamente andare in acqua. E poi, se proprio vogliamo dirla tutta, perché mai non dovrebbe nuotare? Gli animali terrestri più grossi del pianeta, a dispetto della loro mole, sono tutti perfettamente capaci di nuotare. Vedi la tigre, l'orso, il cammello, il rinoceronte, l'ippopotamo, l'elefante, la giraffa, Gino, il cane obeso. Ok, Gino non nuota. Quindi però solo basandoci su questi grandi animali odierni dovremmo dedurre che Tyrannosaurus Rex sarebbe stato in grado di nuotare. La capacità di un animale di restare a galla infatti non dipende dalle sue dimensioni, bensì dalla densità ossea, che non deve mai essere superiore a quella dell'acqua. Il T-Rex quindi poteva sicuramente galleggiare, magari fare anche brevi tratti, perché no, anche un po' più lunghi. Nel Wyoming, una squadra guidata da Deborah Michelson ha trovato una serie di orme che sembrano essere quelle di un dinosauro bipede che si dirige in acqua per una nuotata. Le impronte iniziano chiare, poi diventano gradualmente meno complete man mano che entrano in acque più profonde. Queste tracce sono del periodo giurassico medio, ma non è chiaro esattamente quale dinosauro possa averle create, sicuramente non Tyrannosaurus Rex, anche se secondo alcuni studi lui avrebbe potuto avvicinarsi all'acqua proprio in questo modo. Secondo Scott Persons, uno dei paleontologi che ha lanciato la rivoluzionaria idea di dividere la specie Tyrannosaurus Rex in tre, il T-Rex, avendo uno scheletro con molte sacche d'aria, non avrebbe avuto difficoltà nello stare a galla. Scott Persons ha anche scoperto nella provincia cinese dello Sichuan prove di segni di impronte di Tyrannosaurus molto distanziate tra loro, in quello che un tempo era il letto di un fiume. Diverso è il discorso se si pensa a un tirannosauro stile coccodrillo o magari ad un suo rivale dell'epoca, l'Ankylosaurus. Questo dinosauro corazzato era talmente pesante che se mai si fosse addentrato in acqua sicuramente avrebbe fatto molta fatica a sopravvivere. Contrariamente invece un triceratopo avrebbe potuto nuotare, nonostante una testa molto pesante. Restare a galla è soprattutto una questione di densità ossea. La densità umana è appena superiore a quella dei teropodi come Allosaurus e Velociraptor. Ma siamo anche più densi della maggior parte dei sauropodi, che presentano sacche d'aria all'interno dei loro lunghi colli. Un Diplodocus, quindi, avendo ossa leggere e sacche d'aria,
Anche se magari non era in grado di nuotare, poteva comunque mantenersi a galla, proprio grazie a questi adattamenti per raggiungere le foglie più in alto. Sarebbe stato invece impossibile per lui immergersi nell'acqua mantenendo solo il collo oltre la superficie. Come dimostrato da uno studio del paleontologo Kermack, la pressione dell'acqua avrebbe schiacciato i suoi polmoni. Ma adesso parliamo del Pyroraptor visto in Jurassic World Dominion. Questo dinosauro, che appartiene al gruppo dei dromeosauridi, era davvero in grado di nuotare? La risposta è sì. Nonostante probabilmente non sarebbe stato in grado di nuotare alla velocità vista nel film, non vedo perché meravigliarsi nel vedere un dinosauro, seppur piumato, in acqua. Recentemente è stato scoperto un dinosauro imparentato con Pyroraptor con evidenti adattamenti acquatici, l'Ascaraptor Esquillei, descritto da Andrea Cao nel 2017. Certo, i produttori del film hanno scelto Pyroraptor in virtù del fatto che fosse un dinosauro europeo, francese come Steve Brusat, e sappiamo che la sede della Biosyn Valley si trova proprio in Europa, sulle Dolomiti. Inoltre Pyroraptor ha anche il nome figo, il che non guasta. Ladro di fuoco, che però si tuffa in acqua. Un giusto simulo. Ma i produttori del film potrebbero aver scelto Pyroraptor anche per un altro motivo. Udite udite, nel 2019 è stato condotto uno studio che ha riguardato anche Pyroraptor. È stato proposto per lui l'inserimento nel gruppo degli Unellangiini, una sottofamiglia di dromosauride. La maggior parte degli Unellangiini è stata scoperta in Sud America. Questa sottofamiglia si è distinta dai classici dromosauridi probabilmente in seguito alla divisione tra Gondwana e Laurasia, causando un isolamento e una conseguente speciazione allopatrica. Cos'è la speciazione allopatrica? Una specie si distribuisce in un grande, o non per forza grande, areale, viene momentaneamente diviso da una qualche barriera, pensiamo per esempio al deserto del Sahara, e indipendentemente inizia ad avere una certa evoluzione indipendente. Dopo un certo periodo, queste due popolazioni di una specie diventeranno due specie diverse e saranno tra loro indipendenti e saranno tra loro incapaci di avere prole fertili, e quindi saranno definitivamente due specie diverse. Quindi questi Unellangiini, compreso Pyroraptor, potrebbero avere sviluppato cambiamenti genetici dovuti alle pressioni selettive. Secondo studi recenti, Pyroraptor probabilmente proveniva dal continente meridionale del Gondwana. La sua anatomia è quindi più in linea con gli Unellangiini del Gondwana rispetto agli Eudromosauri. Ciò è congruente con l'altra fauna europea del tardo Cretaceo, che presentano appunto lignaggi del Gondwana. In uno studio del 2020 condotto da Gianecchini è indicato che gli Unellangiini possedevano diverse specializzazioni sia locomotorie che predatorie, con maggiori abilità cursoriali e addirittura potevano avere sviluppato adattamenti acquatici volti alla cattura di prede piccole e scivolose, pesci. Anche Andrea Cao ha fatto un'analisi filogenetica sugli Ascaraptorini confrontando i loro fossili con quelli degli uccelli acquatici odierni e coccodrilli, evidenziando adattamenti semiacquatici. Badaboom! Pyroraptor poteva tranquillamente aver sviluppato capacità natatorie, differentemente da tutti i dromosauridi noti. In fin dei conti in Europa, insieme a vari raptor, è l'unico dromosauride ritrovato e potrebbe aver modificato i suoi geni per adattarsi a un ambiente ricco d'acqua. Tra l'altro, del Pyroraptor è stato ritrovato solo il 2% dello scheletro. Non ci sono le basi per affermare che non fosse al 100% semiacquatico. Quindi basta con le critiche a Pyroraptor che nuota, che va nell'acqua, perché ammesso e non concesso che non fosse in grado proprio di fare quell'evoluzione subacquea, stile Aquaman, di certo il Pyroraptor creato dalla Biosyn sì, avendo magari i geni del pinguino. Per quanto riguarda invece l'acqua troppo fredda e la morte da congelamento della nostra lucertola di fuoco, ci tengo a ricordare una cosa. I dinosauri sono endotermici, non credo che sarebbe morto congelato tuffandosi in quelle pur fredde acque della Biosyn Valley. E che i dinosauri fossero a sangue caldo lo sanno pure la Universal. Spero che con questo video ho contribuito almeno un po' a rivalutare la figura del Pyroraptor di Dominion. Ci tenevo davvero, ho letto troppe critiche a questo dinosauro, al film, ma soprattutto ai produttori. Ragazzi, Jurassic World Dominion è un film di fantascienza a tema dinosauri. Non ha nessuna pretesa divulgativa. Davvero, comunque, state in campana su questi argomenti perché, mi raccomando,
Presto tornerò a parlare di Pyroraptor, farò uno scienza unboxing proprio su quello della Beastod Mesozoic, che pare essere molto accurato. Vedremo quindi com'era fatto quello vero. Da me e dalle fredde acque del Mar Tetide è tutto, ci vediamo alla prossima!